Radio Circuito 29 presenta Appuntamento al cinema. Le uscite cinematografiche in collaborazione con il settimanale Reporter. www.reporter.it per scoprire quelle che sono le uscite cinematografiche del weekend. Grazie al nostro esperto in studio, al nostro blogger Nico Biagianti. Buongiorno. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Allora, scopriamo insieme quella che è la prima pellicola legata a questo fine settimana. Assassino sull'Orient Express, il rifacimento del celeberrimo film di Sidney Lumet del 74, che più o meno tutti abbiamo visto, tratto dal romanzo giallo Perfetto, che ora potrebbe essere conosciuto anche dalle nuove generazioni. Il cast è ovviamente di primo ordine: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penelope Cruz, Judi Dench, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, William Dafoe, passando davanti fino a domattina, tutti grandi attori che faranno rivivere sullo schermo l'omonimo giallo di Agatha Christie. Siamo su un treno, c'è una vecchia storia di rapimenti nell'aria, una brutta storia e un omicidio di cui tutti sono sospettati. Toccherà poi all'insolito investigatore belga Poirot scoprire chi ha fatto cosa e perché. Un piccolo colosso ha girato tutto dentro un treno, dimensione teatrale la fa da padrona, e l'ottimo Kenneth Branagh, che di teatro se ne intende, è l'indiscusso gigante del film. Tensione, è un giallo classico per chi vuole poi calarsi in una storia suggestiva e senza tempo. Bene, seconda pellicola. Amori che non sanno stare al mondo. È un piccolo film italiano di Francesca Comencini, adatto a un pubblico sensibile, amante delle storie d'amore, a perdere quelle che non funzioneranno mai. Claudio e Flavio si sono lasciati in maniera traumatica, ma è difficile per loro poi tirare avanti, dimenticarsi. Claudia è più romantica, continua a inseguire Flavio, che invece sfoga poi la sua disperazione con giovani amori. Così anche Claudia se ne fa una ragione, troverà poi in una vecchia amica molto più di quanto non si aspettasse. Un film delicato, fatto di sentimenti, di persone che prima ancora di avere problemi d'amore hanno proprio una sensibilità esagerata rispetto al mondo e non trovano il loro posto. Un piccolo film su un amore impossibile. Certo. Allora, c'è un'altra pellicola? Sì, volentieri Happy Hand, perché torna uno dei più grandi registi moderni, che è Michael Haneke, con una delle più grandi attrici, forse la più grande al mondo, che è Isabelle Huppert. In questo film si parla di una famiglia in crisi, ma sottintende la crisi di un intero continente, cioè la vecchia Europa, dalle telecamere di sorveglianza che riprendono una famiglia, una ricca famiglia di Calais in crisi, una madre depressa, un anziano padre ormai vinto dalla vita e giovani irresponsabili vittima dei loro appetiti sessuali o di brama insensata di denaro. Quindi noi, anche spettatori del cinema, facciamo parte del film, perché anche noi entriamo dentro la crisi di un sistema di valori che non esistono più, una visione filosofica pessimistica del vivere di oggi, sì, acclamato dalla critica da tutto il mondo, assolutamente un film da vedere per riflettere. Perfetto. Allora, prima ti chiedo, chi volesse parlare di cinema con te, diamo una mail. Volentieri, nico.biagianti@gmail.com. Ti regalo un biglietto, cosa vai a vedere? Il fascino senza età di Assassino sull'Orient Express, l'imperdibile remake del racconto giallo Perfetto. Io ti ringrazio, caro Nico Biagianti, ti auguro come sempre un buon weekend. Ma grazie a te Michele, buon cinema a tutti. E così termina anche la mattina, quella targata Radio Circuito 29. Ci ritroveremo lunedì mattina con, come sempre, tanti ospiti, con tanta musica. Vi auguro anche un buon weekend, perché la radio vi proporrà un weekend davvero molto 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 interessante. A tutti voi l'augurio di tante belle cose, buon fine settimana nonostante l'arrivo della neve, e appuntamento a lunedì mattina. Ciao cari!